Compie 20 anni il Maggio dei Monumenti e si presenta alla città e ai turisti in una veste preziosa, con le appassionanti suggestioni delle storie e leggende napoletane di Benedetto Croce. Dal 1 maggio al 1 giugno centinaia di eventi prenderanno vita sul territorio cittadino nello splendore dei monumenti e dei luoghi per invitare alla conoscenza di aspetti poco noti della storia di Napoli e della vita quotidiana in città nelle epoche passate. Lezioni, concerti, dialoghi, letture, spettacoli formeranno come sempre la parte classica del maggio, ospitati fra gli altri presso l'Istituto Italiano di Studi Storici, la Biblioteca Nazionale, la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti e l'Accademia Pontaniana. 8 percorsi d'arte, letteratura ed esplorazione delle bellezze cittadine, ispirati all'opera di Benedetto Croce, si snoderanno durante i 5 fine settimana del mese. La Società Napoletana di Storia Patria presenterà al Maschio Angioino un ciclo di itinerari crociani curato da Gabriele Frasca. Partendo dagli studi di Croce sulla letteratura abbiamo identificato alcuni dei temi che potevano essere più, tra virgolette, spettacolarizzabili. Ci sarà ovviamente una lettura di una novella del Pentamerone di Basile con Moscato, con Enzo Moscato, ci sarà la leggenda di Colapesce interpretata da Todino Taiuti, ci sarà un immaginario dal Don Giovanni di Tirso de Molina che pochi sanno aver avuto la prima rappresentazione proprio a Napoli, che curerà Sonia Bergamasco, quindi diciamo un'attrice che interpreterà il Don Giovanni. E poi tornerà ancora Enzo Moscato per interpretare una delle prediche di un grande predicatore gesuita del Seicento, studiato da Croce, cioè Giacomo Lubrano. Fra le novità di quest'anno, l'espansione del maggio a 2 comuni della provincia. Castellammare di Stabia e Boscoreale si uniranno al programma napoletano con aperture straordinarie di monumenti ed eventi realizzati sui territori. La campagna promozionale del maggio è stata affidata ai giovani allievi dell'Accademia di Belle Arti che hanno concepito un'elegante linea grafica e uno spot ispirato a 8 soggetti dell'opera di Benedetto Croce.